Ciao ragazzi e bentornati oggi qui sul mio canale. Oggi signori siamo qui appunto per fare diciamo il post partita freddo. Siamo qui con il giorno dopo di Venezia-Brescia. Prima di iniziare così mi raccomando cosa fondamentale lasciate un bel mi piace sotto questo video ragazzi come al solito e iscrivetevi al canale qualora non l'aveste ancora fatto. Detto questo ragazzi dopo 25 secondi di intro, meno del solito ragazzi. Possiamo partire. Parto ragazzi comunque col dire che ieri abbiamo perso, ma penso che questo lo sappiate tutti. Però comunque ragazzi non abbiamo fatto un partito esagerato, ecco. Soprattutto in un secondo tempo dove abbiamo concesso tanto, forse troppo al Venezia e qualche errore che ci è costato. Qualche errore di troppo che ci è costato caro alla fine, ragazzi, perché comunque ieri potevi permetterti di perdere, assolutamente, anche perché un distacco minimo ce l'avevi, però ragazzi, un distacco minimo sull'altro ce l'avevi, però ragazzi, comunque alla fine è una sconfitta a mio parere indolore, ma da oggi, cioè anzi da sabato in poi. Non saranno concessi errori di questo tipo, ragazzi. Da sabato in poi non saranno più concessi errori di questo tipo. Perché arrivati a questo punto, i playoff li vorrei, ragazzi, sinceramente. Ma come penso anche voi tifosi del Brescia che guardate questo video, volete i playoff. Volete, diciamo, come ho detto anche in un video passato, ragazzi. Non mi ricordo quale, forse il giorno dopo, non mi ricordo di quale partita. Però comunque. Dissi, i playoff sono principalmente per una crescita, sono un fattore di crescita della squadra, ragazzi, un fattore di crescita molto importante che ci aiuta a livello anche morale ad affrontare certe partite, a poi costruire una squadra magari per andare in serie nei prossimi anni. Se non ci andiamo quest'anno, perché ragazzi, i playoff sono, qualora ci arriviamo, sono imprevedibili. Sono imprevedibili. Può succedere la qualunque. Poi, se sei in Serie B, ha voglia. Quindi, cioè, ha voglia, sei imprevedibile. Se siamo in Serie B, ragazzi, abbiamo visto tanti, in tante edizioni della Serie B. Abbiamo visto quello che comunque è successo e le squadre che sono salite, eccetera. Quindi, ragazzi, io sinceramente ci spero e ci credo anche da un lato. Quindi, comunque, diciamo che anche se non li passiamo, i playoff sono comunque una crescita della squadra a livello come personale della squadra, a livello motivazionale. Perché comunque, ragazzi, anche se li perdiamo tipo al primo turno, comunque una grande crescita perché, ripeto, fino all'anno scorso eravamo una squadra completamente a pezzi, completamente distrutta. Quest'anno comunque, dopo un avvio inizialmente buono, poi comunque sappiamo quello che è successo, Castello è stato esonerato e pace, però poi diciamo che con l'arrivo di Maran sono cambiate tantissime cose, è cambiato il modo di giocare, è cambiato il modo di giocare della squadra, dei giocatori, è cambiato il morale, cosa ragazzi fondamentale, è cambiato il morale dei giocatori, ma soprattutto dei tifosi. Cioè, il morale dei tifosi dopo quel Brescia-Cremonese 0-3 non vi dico neanche com'era. Invece adesso, ragazzi, nonostante una sconfitta per 2-0, ma guardate ieri, ragazzi, guardate ieri, settore ospite a Venezia, 1700 tifosi, quasi 2000 tifosi, 1700 tifosi a Venezia, sembrava di giocare in casa, ragazzi. Anche a Cremona, ragazzi, anche a Cremona che quanto erano 1200, tipo. E ragazzi, l'arrivo di Maran ha portato anche a questo. Gli ottimi risultati, soprattutto, ne ha portato anche a questo. E questa, ragazzi, è una crescita fondamentale della squadra sotto ogni punto di vista. Quindi, questa sconfitta, vediamola comunque come. Non vediamo come una cosa troppo negativa, ma vediamola comunque anche, non lo so, come un punto di ripartenza per poi ripartire contro la Ternana sabato e provare quindi a non ripetere gli stessi errori da sabato in poi, dalla Ternana fino alla partita di Bari. Dopo
del 10 maggio. Quindi, ragazzi, questo deve essere il copione da sabato fino al 10 maggio, fino alla trasferta di Bari. Questo deve essere, ragazzi, questo deve essere. E poi, che c'è da dire, ragazzi? Cioè, ieri alcuni errori come quello di Lezzerini, che poi comunque il gol che non è stato convalidato, ma lì comunque, ragazzi, sì, Lezzerini che l'ha presa abbastanza male, però comunque abbastanza male lì, però comunque alla fine c'è stato, anche se non sbaglio, un tocco di mano, non mi ricordo di chi, però comunque il gol alla fine non è stato dato. Però poi, vabbè, l'errore anche, ragazzi, di Papete, che se non fanno errore a partire non è contento. Poi, vabbè, alcuni cambi di Maran che comunque non ho capito. Ieri Maran non mi piace tantissimo. Cioè, nel secondo tempo mi aspettavo una reazione diversa, come anche le abbiamo viste in passato, ragazzi. Abbiamo visto in passato delle reazioni del Brescia con Maran completamente diverse. Magari un primo tempo dove molto di studio, molto di ragionamento, e poi il secondo tempo facevi il macello, cioè, ma ora il macello comunque facevi bene nel secondo, e capendo effettivamente, studiando bene l'avversario nel primo tempo. Questo è il copione tattico di Maran, ragazzi. Anche all'inizio abbiamo visto questo. Quindi bisogna solamente adesso capire che cosa si vuole fare, la progettualità che si vuole portare avanti. Perché questa squadra, ragazzi, comunque, tranne la partita di ieri, ha dimostrato che, se vuole, sa appunto portare a casa dei risultati importanti. Detto questo, io il video lo termino qua, ragazzi. Spero che vi sia piaciuto. Noi ci vediamo quindi con il prossimo video. Mi piace, il suo supporto. Non massimo cedino, massimo supporto. Arrivederci, forza Brescia!